Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un qualcosa di molto molto interessante. Parliamo delle IPO, ma precisamente di TikTok. Le IPO cosa sono? Sono delle offerte pubbliche iniziali dove delle aziende offrono le proprie azioni agli investitori affinché loro poi possano riuscire poi a quotarsi in borsa, ok? Quindi nel mercato regolamentato. Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che se TikTok si sta quotando in borsa, noi abbiamo la possibilità da investitori di andare a comprare queste azioni in una prevendita e poi rivenderle nel momento in cui vanno poi a finire nel mercato. Ad esempio, Apple e Google hanno portato un enorme profitto a chi magari ci ha creduto prima nella fase dell'IPO, perché successivamente poi nel mercato queste due aziende sono schizzate in cielo. In questo caso abbiamo TikTok. TikTok è un'azienda che comunque si è fatta valere in questi anni, si è fatta sentire ed è diventata ovviamente mondiale. Noi che magari andiamo sempre alla ricerca di nuove opportunità, a parer mio questa è una buona opportunità, anche perché come già detto TikTok non è un qualcosa di poco. Secondo me TikTok, una volta arrivata sul mercato, riuscirà poi a far sentire la sua presenza. Ma cerchiamo di capire come possiamo fare tutto quanto. Prima di andare oltre, io ci tengo sempre a precisare che i miei non sono consigli finanziari. Quello che faccio in questo canale è semplicemente documentare la mia esperienza e condividere le mie conoscenze. Quindi, prima di fare qualsiasi cosa, fai le tue opportune valutazioni. In che modo possiamo investire in IPO? In aiuto ci viene Freedom24, che è un sito, un'azienda che è quotata al Nasdaq. Quindi non c'è bisogno di dire è affidabile o no. Basta questo per sapere quanto sia affidabile un'azienda. Tramite Freedom24 abbiamo la possibilità non solo di investire in IPO, ma di fare trading, di acquistare azioni, di investire in ETF, in obbligazioni e di fare veramente tantissime altre cose. In questo caso, ovviamente, ci andiamo a soffermare sulle IPO, perché sono quelle che ci interessano. Allora, qui sono nel mio account, ci troviamo su Freedom24, questa è la pagina principale dove possiamo vedere comunque tutto ciò che tratta Freedom24, ma a noi quello che interessa fondamentalmente è IPO Info. In questo caso, in questa sezione, possiamo andare a vedere tutte le IPO correnti e quelle che ancora devono avvenire, ok? Quindi qui ci sono tutte le IPO delle aziende e ne possiamo trovare veramente tantissime. In questo caso vediamo anche Porsche, Starlink e in questo caso quello che a me interessa, poi vedete voi, fate voi le vostre valutazioni, a me interessa TikTok. Oltre a TikTok vediamo che c'è anche Discord, per chi conosce Discord cos'è, secondo me è anche molto interessante, poi c'è Reddit e ci sono comunque tante altre cose ancora. Nel caso di TikTok possiamo effettivamente tramite Freedom24 andare ad investire in questa IPO. Per ogni IPO c'è comunque una bella descrizione di tutto quanto e ci sono scritti tutti i dettagli poi per fare in modo da sapere quando avverrà questa IPO e quando sarà possibile poi investire in essa. Qui come vediamo TikTok non è attualmente una società pubblica, ti avviseremo quando sarà possibile investire. Quindi quello che ho fatto io è cominciare a registrarmi, è una cosa semplicissima, basta inserire tutti i nostri dati, inviare i documenti e una prova di residenza, quindi va bene una bolletta oppure un estratto conto. Dopo aver fatto questa registrazione non ci resta altro che aspettare quando poi sarà pubblica questa IPO, ok? Quindi qui sotto possiamo vedere tutte le informazioni e tutto ciò che ovviamente tratta TikTok. Quindi quello che faccio io è aspettare che magari sicuramente invieranno un'email o ci sarà qualche notifica se qui sull'applicazione e ci faranno sapere effettivamente quando sarà possibile investire su TikTok. Questa è un'opportunità che io non mi faccio scappare. Sta di fatto che stiamo parlando sempre di investimenti e quindi non è niente sicuro. Non è che se noi andiamo a investire in TikTok guadagniamo in un modo più assoluto. Non è così, purtroppo. Ogni investimento porta con sé un rischio, quindi devi valutare per bene prima di muovere i tuoi soldi dalla tua tasca. Ok? Questo è qualcosa che io vado a fare e sono valutazioni mie personali. Oltre a TikTok, comunque abbiamo detto che ci sono comunque tante altre aziende, c'è anche Discord. In questo caso ci devono sempre avvisare quando sarà pubblica l'IPO, ma comunque sappiamo che su Freedom24 possiamo partecipare a queste offerte pubbliche. Farla breve è come se fosse una prevendita di una cripto, ok? Noi siamo più magari abituati al mondo cripto, acquistando questi token in prevendita. In questo caso andiamo a comprare le azioni di TikTok oppure di qualche altra azienda in prevendita, in prelancio. Quindi prima che effettivamente queste azioni vadano poi a finire in un mercato pubblico dove ci sono la maggior parte degli investitori. Quindi le IPO sono un dietro le quinte. Poi in base a come tu valuti l'azienda, in base a quanto ci credi in quell'azienda, fai i tuoi passi.
Quello che è molto interessante che possiamo visionare su Freedom 24 sono le vecchie IPO, le IPO passate. Qui possiamo vedere tutte le aziende che hanno creato un IPO e poi successivamente sono andate sul mercato pubblico. In questo caso vediamo le percentuali, aumento del prezzo in apertura, quindi nel momento in cui queste aziende sono andate a finire il mercato pubblico, queste sono le percentuali che hanno fatto appena sono state listate, ok? E qui possiamo vedere tutto quanto, possiamo farci un'idea, magari per capire pure ancora meglio, no? Tutto questo mondo come funziona, e possiamo anche capire che comunque non è sempre verde, ok? Ci sono anche i meno, quindi perciò bisogna fare attenzione, bisogna investire quello che siamo disposti a perdere e soprattutto dobbiamo valutare per bene tutto ciò che facciamo. Come vediamo 72%, vediamo anche meno 1, meno 14, ok? Ripeto, quello che ho fatto io è cominciare a registrarmi per stare comunque subito sul pezzo nel momento in cui tutto quanto parte. Qui sotto vi lascio il link per registrarvi. Come già vi ho detto è semplicissimo, documenti e una prova di residenza, bolletta o un estratto conto, ed è tutto molto veloce. Di opportunità nel mondo del web veramente ce ne sono tante. Le cose che si possono fare sono enormi. E anche questo mondo delle IPO secondo me è molto molto interessante. Quindi è un qualcosa che comunque voglio approfondire di più. È la prima volta per me che mi avvicino alle IPO e quindi voglio capire per bene tutto quanto come funziona. Magari fatemi sapere qui sotto voi nei commenti cosa ne pensate, se magari già sapevate questa cosa e come valutate tutto quanto. Se questo video ti è stato utile, magari puoi lasciare un piccolissimo like e scrivi qui sotto nei commenti cosa ne pensi di tutto quanto. Io aspetto un'email di Freedom24 e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!